Ti ritrovo in mutande in sala pesi. Il mio obiettivo è aiutarvi a ricavare il massimo dalla palestra. E pensando cosa potessi fare per voi, mi è venuta in mente una domanda che mi facevano sempre quando lavoravo alla reception della palestra. La risposta serve non solo a chi deve iscriversi in palestra, ma anche a chi già la frequenta, perché di sicuro si porta dentro questa paura. Cosa devo indossare? Nell'immaginario? Entrare in palestra è come mettere a nudo i propri difetti e per questo non ci si sente mai pronti. Si ha paura di ritrovarsi nudi davanti a tutti, nudi con le nostre debolezze, con i nostri sbagli, con le nostre manchevolezze. Ma come ci si deve vestire materialmente non per iniziare la palestra o per portarla avanti con successo? Inizi dove sei, inizi con cosa hai, inizi con te stesso. Il primo, inizi dove sei, sembra banale, è decisiva la mossa per iniziare abbandonando la procrastinazione. E inoltre inizi dove sei, perché spesso ti rendi conto che ti stai dedicando ad altre attività che non ti servono per niente al tuo obiettivo. Se il tuo sogno è diventare un velocista, non ha senso che ti alleni con la maratona. Dove sei, stai e dirigiti dove vuoi andare. La seconda indicazione, inizi con cos'hai, è ovvia, ma fino ad un certo punto. Di solito, ed è il caso quando uno si iscrive in palestra o vuole portare avanti un programma di fitness per un risultato, vedi ciò che ti manca, i difetti che hai. Trascuri e non fai caso e non pensi a tutta la potenzialità che è dentro di te, soprattutto nella tua mente. Quindi inizia con ciò che hai, perché non è poco. La terza indicazione, inizi con te stesso, è veramente difficile. Quando tu entri in palestra, porti la tua foto e ti aspetti che l'istruttore te la photoshoppi. Cioè, fuori di metafora, tu alleni il tuo corpo e ti aspetti che con gli esercizi che ti dà l'istruttore puoi cambiare questo corpo. Ma il tuo corpo, iniziando oggi con quello che hai, è una foto di ciò che c'è stato nella tua vita e nella tua mente fino ad oggi. Quindi, non puoi pensare di cambiare la foto se non la riscatti con un soggetto diverso. Non puoi pensare di cambiare il tuo corpo se non cambi la tua mente che ha prodotto quell'aspetto estetico e quel corpo. In questo ti posso aiutare con i miei programmi di coaching e con i miei libri, perché desidero che se entri in palestra, la sensazione di spogliarti, di stare in mutande, nudo con i tuoi difetti e le tue manchevolezze, sia solo per te, non pubblica e utilizzabile da te per migliorarti.